Ciao ragazzi, benvenuti a Norimberga. Siamo Land for Stack, finalmente allo stand of Pro 2024. Presentiamo... E abbiamo quattro novità da farvi vedere. Saremo velocissimi, finalmente i nuovi pantaloni corti che si chiamano i Ranger arriveranno per quest'estate ovviamente. E sono pantaloni che rispetto agli altri sono molto più leggeri, quindi hanno una performance migliore e una, come diciamo, viene comfortable. Sono comodissimi. Comodissimi, esatto. È difficile farlo capire in video, ma al tatto capirete che il tessuto è veramente tanta roba, come sempre con UFRO. Passiamo alla nuova linea dei P40 Urban. Dove hanno ovviamente, come tutti gli Urban, non hanno il tascone laterale. Hanno rivisto la parte tascata posteriore, praticamente spostando quello che uno di solito mette sulla gamba alla parte alta del gluteo, come vedete. Quindi il solito porta caricatore e una tasca più grande. Ovviamente la parte, ormai tutti i pantaloni UFRO nuovi hanno la possibilità di usare il sottocintura, il waist system, gran parte elastica, materiale sempre più leggero e ovviamente possibilità di mettere la ginocchiera dall'interno e come sempre il lining. Questa sulla sotto. Ginocchiera, come vedete, non si vede il fatto che è sulla ginocchiera. Io rotto il... No, tranquillo. Passiamo alla grande novità, il jeans, che è in arrivo per maggio. Maggio anche da noi. Vai Pimpos. Ma il jeans è molto simile a un Urban, perché l'idea è la stessa, come vedete anche l'idea della tascatura è la stessa. Ovviamente essendo un jeans stilizzato è ottimo per le azioni in copertura. Chi ha comunque bisogno di non essere visto può portare il jeans. Oppure gente come noi che invece lo usa nel tempo libero, che dà una, diciamo, una vestibilità perfetta e ha le stesse caratteristiche di un pantalone tipo P40, quindi un pantalone tattico. Ovviamente ginocchiere che si possono inserire all'interno. Come vedete anche qui sono inserite le ginocchiere. È il sistema waist system. Esatto, sono inserite e non si vedono, quindi un ottimo prodotto. Andiamo a vedere l'altra novità delle giacche, andiamo di là. Eccoci qua con l'ultima novità, che vi dicevamo. Una nuova giacca che serve per proteggersi dal vento e dalla pioggia. Questa qua è una giacca che si porta dietro per le emergenze. Non immaginate di portare dietro la monsoon, quindi parto già che piove, quindi mi metto un guscio Gore-Tex. Questa serve da portare dietro per le emergenze. Chiusa, fate conto che diventa grande così, proprio un pacchettino, tipo un cuscinetto. Assolutamente confortevole, un materiale sempre che al tatto ne accorgerete l'innovazione che c'è dietro. La caratteristica, la leggerezza, la possibilità di nasconderla, esatto, in minimo spazio. A posto ragazzi. Ciao. Facciamo una prova al fuoco, diciamo, del materiale fire resistant di UFRO. Vai Fabri. Ti vedi qua e così sei gonfiato, va dietro, va dietro, non succede nulla. E saldo.